Ci troviamo a Bologna per poter vedere finalmente i risultati delle ricerche fatte al castello di Montebello qualche giorno fa. Siamo qui in compagnia di due delle persone che hanno preso parte e hanno anche organizzato la serata al castello di Montebello insieme a Daniele Gullà, Mattia Mascagni alla mia destra e Marino Fantuzzi alla mia sinistra. Tra poco appunto parleremo di quelli che sono stati i risultati, ma prima volevo fare una domanda ad entrambi perché innanzitutto sono due persone che sono due persone sensibili. Con questo voglio evitare appunto il termine sensitivo perché oggi è un termine molto abusato, ma che appunto nella serata a Montebello hanno avuto delle sensazioni, hanno sentito determinate cose, hanno visto determinate cose e volevamo appunto parlarne con loro. Allora inizio proprio da Mattia, quali sono state le tue sensazioni? Le sensazioni provate al castello di Montebello. Beh, le sensazioni che si possono percepire all'interno del castello di Montebello sono varie, sono diverse, alcune più forti, altre un po' più deboli, perché è un luogo di vari secoli, di vari millenni, che ha visto diverse battaglie, ha visto morti violente, ha visto tanta sofferenza, ma anche tanta gioia, ha visto sicuramente storie d'amore. Chissà quante persone sono passate di lì, fra commercianti, padroni, schiavi. Gente che veniva anche magari da altre terre, perché dai nostri rilevamenti abbiamo anche ottenuto voci che parlano in altre lingue, non solo in lingua italiana. Quindi da questo punto di vista, a livello percettivo, posso dire che ci si scontra con una realtà molto, molto vasta, di cui sicuramente, come in ogni altro luogo che si va a visitare, bisogna avere un gran rispetto perché non si è a casa propria, quindi bisogna chiedere il permesso ogni volta in cui si varca la soglia per un qualsiasi monitoraggio, anche per una visita semplice. E la stessa domanda volevo rivolgerla anche a Marino, appunto, quali sono state le sensazioni emerse proprio nella giornata e nella serata al Castello di Montebello? Ma vedi, cosa ho sentito al castello? Al castello, ogni volta che io entro in quel castello, per me è una gioia, è immenso, perché mi sembra realmente di ricadere in un'altra epoca ed è affascinante, affascinante anche perché, come diceva Mattia, in più riprese è pieno di fascino, del fascino, della storia, c'è leggende, c'è un po' di tutto, e indubbiamente è un castello che a me personalmente regala molte emozioni, cioè, non usciresti mai da quel castello perché è veramente. Di volta in volta, ogni volta che fai la camminata o passi nei vari vani, hai delle emozioni sempre diverse. Le percezioni che ho io sono sempre diverse, sono veramente ricche, ricche di fascino, di storia, mi riempiono veramente tanto, come dicevo, di emozioni, è pieno, pieno. Io trovo che sia uno dei pochi castelli dove veramente. Mi sento a mio agio per le emozioni che mi dà, è veramente ricco, ricco di tante di queste storie, che io percepisco, ho la fortuna nel mio piccolo di percepire qualcosa, di sentire qualcosa e che mi arricchisce, come ti dicevo, questo fascino che ho per questo castello. Bene, quindi dopo aver parlato di queste sensazioni, dell'atmosfera appunto al castello di Montebello, vogliamo entrare finalmente nel merito dei risultati delle indagini, iniziando da quelli che sono stati i risultati ottenuti tramite le videocamere che sono state poste, ricordiamo, nel vano di Azzurrina e nel grande salone del tavolo ovale. Sono state in questo caso registrate delle immagini che però a quanto sappiamo non sono state di grande interesse se non per gli aspetti audio che accompagnavano le immagini. E vogliamo appunto chiedere a Mattia quali sono questi risultati audio che avete potuto registrare. Allora, quest'anno Michele abbiamo ottenuto delle registrazioni audio attraverso i microfoni delle telecamere. I microfoni hanno potuto captare delle voci anomale, ma molto chiare. Infatti, questa è stata una grande sorpresa da parte mia. A livello video, le telecamere non hanno registrato nulla, si vedono insetti, movimenti delle persone che vanno a
a installare l'attrezzatura, poi dopo nel buio totale e nel silenzio totale, mentre eravamo nel cortile in fase di contatto, nel silenzio totale si sentono delle voci. La prima voce è: ciao, sono chiuso qui dentro il tempo, ed è una voce a cui non so dare spiegazione se possa essere una voce di timbrica maschile o femminile. Sembra una voce senza sesso, ma una voce molto, molto presente e molto chiara. La seconda voce, sempre all'interno del vano di Azzurrina, dice: il perdono è qui. E rispetto alla precedente, una voce molto rallentata e di timbrica anche un po' più cupa. Invece la terza voce è una voce di timbrica quasi più infantile, timbrica sicuramente femminile, e sembra la voce di una ragazzina che viene sussurrata all'orecchio di qualcuno. Quindi queste tre voci, a mio parere, a parere di Daniele e anche di Marino, in fase di analisi, che io poi ho analizzato in maniera più approfondita, sono tre risultati di livello, a mio parere, notevole, perché soprattutto sono voci molto chiare e non sono alla base del rumore di fondo, quindi facilmente confondibili con qualsiasi rumore che l'ambiente possa aver generato. E durante anche il proseguimento delle indagini in nottata sono state fatte delle foto, in questo caso una importante arriva dall'iPhone di Daniele Gullà, che ricorderete abbiamo incontrato e ci ha accompagnato nel viaggio al castello di Montebello con anche il test del georadar, e attraverso una foto è emerso qualcosa di curioso, vero Mattia? Purtroppo è una foto che è stata scattata a bassa qualità, quindi a bassa risoluzione, però dall'analisi, nonostante si veda il rumore di fondo e la parte dei pixel che iniziano a ingrandirsi e arrivano a sgranare, si può notare sulle scale una figura pur lieve ed evanescente, però una figura abbastanza chiara, quasi posta a sedere sulle scale in totale fase di tranquillità. Quindi non è una sagoma in movimento, ma bensì una sagoma seduta presente sulla scalinata che dà poi sul portone che si affaccia al cortile del castello. Durante il nostro discorso appunto anche con Daniele Gullà avevamo parlato di una foto che è stata scattata l'anno scorso e che abbiamo poi visto durante la nostra intervista che abbiamo fatto nell'altra parte del documentario. Quella foto è stata anche periziata, nell'intervista non l'avevamo detto, ma vogliamo dirlo in questa sede. Vogliamo appunto chiedere a Mattia da dove derivava l'esigenza di fare una perizia di questa foto e che cosa emerge dalla perizia. Ecco, siamo arrivati alla perizia. La perizia è stata fatta ed è stata voluta dal sottoscritto e da Daniele Gullà nei confronti dello scatto che io ho effettuato l'anno scorso, il 21 giugno 2010, durante proprio il monitoraggio voluto da Gullà nei pressi del castello di Montebello. È stata una fotografia che ha riscosso una discreta curiosità e interesse nel campo della ricerca, perché comunque questa figura è una figura particolare. La fotografia, come avete potuto notare, ritrae una figura geometrica sospesa nel vuoto sul soppalco, che raffigura una figura geometrica dorata al cui interno si possono notare un profilo di una bambina, quindi un profilo femminile, quasi in miniatura, ma la cosa più particolare di questo scatto è che all'interno di questa figura geometrica si possono notare in rilievo sul piano del pavimento due gambe, come se fossero due gambe di un tavolo o di una sedia. È giusto dire, si può notare anche per qualsiasi visitatore che va presso il castello di Montebello, che in quel punto non vi è presente alcun mobile al centro della sala, perché i mobili sono così da quando il castello credo abbia aperto negli anni 80-90, quindi non vi è stato alcuno spostamento di alcun oggetto, di alcun mobilio. Lo scatto è così, e questo scatto noi ci siamo sentiti pubblicarlo perché è stato uno scatto, diciamo così, potrei dire sensazionale.
E questa perizia giustamente cosa sta a significare? Sta a significare che lo scatto che abbiamo posto a esame è lo scatto RAW, lo scatto grezzo, e praticamente lo scatto grezzo, come si può leggere, è uno scatto totalmente originale che non è stato falsato oppure non è stato creato, come molte persone ci hanno accusato di aver creato un falso. È bene sapere che noi lavoriamo totalmente con onestà, con serietà e con umiltà. Se poi ci sono delle prove, è nostro piacere soltanto porle agli altri e porle giustamente a giudizio e al parere di tutti. È bene ricordare che comunque ognuno deve mantenere rispetto ed educazione, e credo sia giusto esprimere il proprio parere sempre senza ledere le parti altrui, senza offendere. Questo, come dicevamo anche in altre situazioni, non è stata la prima volta che sono stati fatti dei test al castello di Montebello, numerosissimi, ne abbiamo parlato nell'altra parte del documentario, i risultati del 2000, del 2005, che sono stati assolutamente interessanti, ma anche l'anno scorso avete fatto dei rilevamenti, sono state scattate delle foto, sono stati fatti dei filmati. Quali sono i risultati che avete ottenuto l'anno scorso, i più interessanti perlomeno? Allora, per quanto riguarda i risultati ottenuti nel 2010, è bene ricordare una cosa molto importante, che nel 2010 siamo stati accompagnati e affiancati da una squadra del CICAP capitanata da Marco Morocutti, perché anche loro, incuriositi da questo castello leggendario, da queste tante dicerie, questo castello che è diventato, come dice Daniele, un vero laboratorio fenomenico, è un castello che via via negli anni viene sempre monitorato, e una squadra del CICAP ci ha seguito. I risultati che abbiamo ottenuto l'anno scorso sono stati risultati, a mio parere e anche a parere di Daniele Gulla, notevoli, perché comunque rappresenta il CICAP, quindi non possono neanche dirci o accusarci di aver creato dei falsi, perché loro stessi ci hanno seguito passo passo come noi abbiamo potuto seguire loro. È chiaro che non abbiamo lavorato spalla a spalla, perché loro hanno monitorato a livello audio la zona del vano di Azzurrina e la parte superiore. Noi abbiamo spaziato lungo tutto il castello, e la notte loro ci hanno permesso di lasciare soltanto una telecamera agli infrarossi a registrare nel vano di Azzurrina. Una cosa molto importante, all'incirca alle 4 del mattino, noi siamo entrati nel castello alle 4 e mezza per smontare tutto e ritornare a casa, ci siamo ritrovati con un'immagine molto particolare. Noi eravamo squadra, la nostra squadra, io, Daniele Gulla e gli altri ragazzi, più quelli dei CICAP, eravamo nella taverna del castello. Il castello era chiuso, sigillato. Si può notare alle 4 del mattino una figura evanescente e trasparente che passa davanti alla mia telecamera, e possiamo notare questo movimento, questo assorbimento dell'infrarosso, un movimento che va da sinistra verso destra nell'inquadratura. Quindi questo credo sia un risultato molto importante, soprattutto, ribadisco, per la presenza del CICAP e perché il castello era vuoto, non vi era nessuno. Potrei anche usare il gioco di parole, non vi era anima viva, ma non posso dirlo perché alla fine dei conti qualcuno c'era. Poi è stato fotografato nella stanza della cassaforte, che è un punto molto importante, è stato fotografato la figura di un armigero, una figura antropomorfa, uscire dal muro. E lo stesso punto quest'anno l'amico sensitivo Marino Fantuzzi ha indicato a Daniele Gulla dove ricercare col georadar, e il georadar ha dato conferma per quanto riguarda di una cavità più o meno grande, adesso non ricordo esattamente le dimensioni, in cui sembrano essere presenti oggetti di materiale composto da oro. E concludiamo con una domanda chiave, diciamo, dopo tutti i rilevamenti, dopo tutte le sedute al castello di Montebello, una domanda rimane, dato che la storia chiave che circola intorno al castello di Montebello è quella della piccola Gwendalina, meglio conosciuta come Azzurrina. Volevamo chiedere sia a Marino che a Mattia: Azzurrina o Gwendalina, che dir si voglia, è ancora presente sotto forma di energia all'interno del castello oppure no, e quali sono le altre energie che comunicano con noi attraverso quel luogo? E io, le emozioni che mi dà sono veramente tante, io la sento anche dalla registrazione che abbiamo fatto, quando le vado a riascoltare mi... Nonostante percepisco quello che
ci viene detto, o quell'entità che, con cui stiamo comunicando, ci viene detto, ho sempre un certo, diciamo, la classica pelle d'oca nella schiena, perché mi dà appunto ulteriori immagini e sensazioni di quanto può aver sofferto questa bambina dopo questa sua morte, sembra così molto drastica. È assolutamente, fa parte di quello che è il castello, è assolutamente in tutti i vani del castello, perché credo che sia un'energia veramente molto molto vasta e molto positiva. È un'emozione molto forte sentirla, come posso sentirla io, poi dopo io ho le mie percezioni. Anche in questo caso, come prima, diciamo, arricchisce molto per me o per la gente come me, Mattia stesso, che abbiamo avuto modo di entrare in contatto, o perlomeno sembra tale, le emozioni che ci dà, quello che ci dice, quello che le prove anche che ci dà con gli allevamenti che ci regalano fra lei e le altre entità, sono dei segnali che a noi sono molto forti, ci fanno anche un immenso piacere. Quello che posso dire personalmente a livello di energia è che questo luogo è un luogo pieno di presenze, pieno di energie, e ogni volta non è mai uguale alla volta precedente. Cioè, a livello contattistico si possono presentare le figure già viste, ma possono anche non presentarsi, si possono presentare altre figure che nessuno di noi aveva mai percepito. Quindi alla fine dei conti vi è tra una traccia psichica di questa bambina, e sicuramente quello che noi possiamo fare è rivolgere delle preghiere per dare pace a questa energia, come dar pace a tutte le altre energie che sono presenti nel castello. E sinceramente, detto ciò, sono contento finora di ciò che abbiamo ottenuto a livello di monitoraggio, ringraziando sempre Daniela, che ci accoglie sempre in questo castello a braccia aperte, e poi soprattutto ringraziando anche quelle energie che ci accettano e ci permettono di entrare in punta di piedi nel loro mondo, perché è bene ricordare che questo mondo energetico è loro e non è nostro, e di cui noi dobbiamo avere solo un grande rispetto. Bene, io ringrazio quindi allora sia Mattia che Marino per essersi concessi alle telecamere di Terra Incognita e per la splendida ed interessante serata e giornata al castello di Montebello. Quindi appuntamento alla prossima indagine nel mondo del paranormale. Forse un giorno le prove raccolte con le strumentazioni moderne, come i registratori digitali, le telecamere termiche e le macchine fotografiche professionali, faranno parte della letteratura prodotta per tentare di spiegare i fenomeni legati alle apparizioni di fantasmi. Tuttavia una cosa è certa: il nostro mondo si compenetra con forze invisibili di cui non siamo coscienti, ma che, quando determinate condizioni lo permettono, interagiscono con noi. Per questo, se da oggi vi sentirete osservati o vi sembrerà di essere chiamati, pensate che forse si tratta dell'anima di un defunto che veglia su di voi, o che semplicemente sta cercando di parlarvi. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata. Niente, vorrei ringraziare tutti per la collaborazione, la gentilezza con cui ci avete colto, con cui avete seguito gli esperimenti, e per lo spazio e il tempo che ci state dedicando. Veramente un grazie di cuore da parte mia. Bene, dopo tutto questo bel chiacchierare di ricerca siamo arrivati ai ringraziamenti e ai saluti. Io ci tengo a ringraziare l'amico Daniele Gullà, tengo a ringraziare l'amico Marino Fantuzzi, tengo a ringraziare gli amici presenti che ci hanno seguito in questo monitoraggio presso Castello di Montebello durante il 21 giugno 2011. Ci tengo a ringraziare di cuore Michele Morettini, rappresentante dell'associazione del sito Dal Tramonto all'Alba. Lui è un caro amico ricercatore, lo ringrazio per la collaborazione e la pazienza con cui ci hanno seguito. E soprattutto ringrazio Michele Rossi per Terra Incognita, per la pazienza con cui ci hanno seguito in questa giornata su e giù per le scale del castello, a posizionare le attrezzature, e ci hanno anche aiutato durante gli inconvenienti tecnici. Quindi un ringraziamento a tutti voi per l'attenzione, la cordialità, la gentilezza e la pazienza con cui ci avete seguito. Speriamo di rincontrarci al più presto. Grazie.